Bene, benvenuti, benvenuti a tutti, anche a chi si è collegato a questo evento la premiazione dell'Agrinnovation Award della terza edizione del 2019. Abbiamo qui con noi già anche collegato il vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili, il professor Pietro Piccarolo, a cui io passerei la parola subito, diciamo, per i saluti iniziali, se vuole appunto salutarci da parte dell'Accademia. Grazie, la ringrazio molto. E innanzitutto un caro saluto a tutti i partecipanti e in particolare ai premiati. Questa è la terza edizione, come è stato detto, di Agro Innovation e normalmente questi premi venivano assegnati durante l'inaugurazione dell'anno accademico. Il coronavirus ci ha un po' alterato l'organizzazione dell'inaugurazione. Però non tutti i mali vengono per nuocere, perché rispetto alle passate edizioni è vero che non potremo consegnare di persona questi premi, ma in più avremo l'occasione di sentire, sia pur brevemente, i temi che sono stati trattati. Temi molto importanti e questo devo subito dire che questa collaborazione con Imagine Line è molto apprezzato dall'Accademia dei Georgofili. E il professore Vincenzini, il nostro presidente, ci teneva particolarmente ad essere presente, però ha ancora qualche problema di salute, tra l'altro in via di risoluzione, e riporto anche il suo saluto. Ci teniamo, l'Accademia ci tiene, perché è dai giovani e dalle forze, da questa innovazione di cui l'agricoltura ha tanto bisogno, ma ha anche bisogno di persone capaci. 10 sono i premi e che coprono un po' tutte diverse discipline del settore dell'agricoltura, dalla agriculture precision, valorizzazione delle produzioni made in Italy, agrometeorologia, gestione delle risorse, difesa delle culture, economia agraria, ingegneria agraria e meccatronica, innovazione varietale e genomica, nutrizione delle piante, sostenibilità degli agroecosistemi, zootecnia, quindi sia un panorama veramente completo, due tesi di dottorato di ricerca e due tesi di laurea. Quindi abbiamo di fronte una dei giovani ricercatori e i temi che loro propongono sono non solo innovativi, ma di grande interesse. Io mi appresto ad ascoltare con molta attenzione le vostre presentazioni. E anticipatamente vi faccio tanti auguri per il vostro lavoro futuro. Grazie. Grazie professore. Gli altri saluti introduttivi previsti per oggi erano quelli di Ivano Valmori, che è il nostro titolare, il fondatore anche di ImageLine, che però purtroppo per altre questioni impreviste non riesce a collegarsi oggi. Quindi vi porto io i suoi saluti. Per chi non mi conosce, io sono appunto Gabriele Mongardi, io mi occupo appunto di gestire per ImageLine tutto questo progetto legato alle scuole, in particolare anche questo premio di laurea che appunto è già alla sua terza edizione. Come diceva anche il professor Piccarolo, sono state molto, molto interessanti le tesi arrivate quest'anno, che ricordo, tra i candidati erano oltre 60 e sono state valutate dai membri dell'Accademia. Quindi diciamo i premi sono assegnati dopo una attenta valutazione anche dei contenuti delle tesi e quindi chi si è aggiudicato il premio se l'è veramente meritato perché sono tesi di estremo interesse. Appunto vi porto i saluti innanzitutto di Ivano che anche lui dispiace molto, anche lui tiene particolarmente a questa attività. A quello che facciamo con le scuole, con le università, in particolare a questi premi, perché appunto anche noi crediamo fortemente nell'innovazione del settore dell'agricoltura, è quello di cui ci occupiamo da quando appunto ImageLine è stata fondata e crediamo fortemente che sia sui giovani che dobbiamo investire perché si porti una vera innovazione nel settore dell'agricoltura. In termini sia di tecnologie, ma anche proprio di approccio al settore, quindi con
uno sguardo innovativo al settore. E quindi siamo molto contenti di questa collaborazione con l'Accademia che ha già compiuto 3 anni e abbiamo anche rinnovato appunto con un nuovo protocollo d'intesa questa collaborazione che andrà avanti quindi ancora per altri 3 anni, così come anche questo premio e di questo siamo molto contenti. Brevemente adesso vi introduco quello che sarà la giornata. Avremo appunto le relazioni di tutti i vincitori della terza edizione del premio e siamo appunto, come sottolineava anche prima il professor Piccarolo, nonostante non siamo nella splendida cornice del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze a consegnare questi premi, però appunto non tutti i mali vengono per nuocere, quest'anno infatti riusciamo a dare anche il giusto spazio a queste tesi, a chi si è aggiudicato queste tesi e quindi riusciremo a dare tempo ai giovani ricercatori, insomma, di esporre i loro lavori. Purtroppo alcuni di questi non riusciranno a collegarsi principalmente per questioni lavorative e di ricerca, perché sono impegnati altrove, quindi non sono riusciti a collegarsi oggi. Intanto chiedo già appunto ai relatori che sono già tutti collegati se possono accendere le loro videocamere, così facciamo anche una foto di gruppo, diciamo, in modalità virtuale. Ecco, li state vedendo che si stanno collegando. Abbiamo Donato Romano purtroppo non potrà collegarsi, qui con noi abbiamo Maria Elena Marescotti, Roberto D'Ambrosio, Alessandro Bigi, Jacopo Bianconi, Marco Torrente, Arianna Frittelli, Mei Wong anche non riuscirà purtroppo a collegarsi e abbiamo anche qui con noi Aurora Audino. Marika Raimondo invece non l'ho ancora vista tra i collegati, quindi probabilmente ha avuto qualche imprevisto dell'ultimo secondo, perché in teoria doveva essere qui con noi. Eccoci, quindi questi sono i vincitori di quest'anno, quindi facciamo una consegna virtuale degli attestati di laurea, che in realtà, scusate, gli attestati del premio, dell'award, che dovrebbero essere già stati consegnati via posta a tutti, quindi comunque sia gliel'abbiamo consegnati anche fisicamente, sono già in loro possesso. Vi ringrazio appunto per essere qui con noi. Come sapete, adesso andremo a esporre le tesi di laurea e le tesi di dottorato che hanno appunto vinto questo premio. Abbiamo appunto qualche minuto in più di quello che era stato detto come tempo limite per i relatori, quindi appunto per le assenze di alcuni, quindi potete andare con calma nella vostra esposizione, eventualmente io vi richiamerò se andiamo a sforare nei tempi. Quindi io passerei subito la parola a Maria Elena che ci espone la sua tesi di dottorato che è valsa il premio nella categoria valorizzazione delle produzioni made in Italy per le tesi di dottorato. Quindi ti passo il ruolo di relatore. Ecco qua. Buongiorno Maria Elena. Buongiorno a tutti, vediamo qua. Abbiamo qualche ritardo forse nel collegamento. Riuscite a vedere lo schermo condiviso? Allora, attualmente no, mi forse è successo lo stesso problema di prima, provo a Stessa cosa di verificare. prima, sì. Esatto, che non sia in pausa la. Ecco, adesso si vede. Un attimo, vediamo, probabilmente c'è un po' di ritardo. Sono gli inconvenienti della diretta. Ecco, ora la vediamo. Perfetto. Quindi a te la parola. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la commissione per aver selezionato la mia tesi di dottorato, che porta il titolo La valorizzazione della carne di ungulati selvatici, evidenze da un'analisi empirica italiana. In questa breve presentazione parlerò prima del contesto di ricerca, cioè del settore di ungulati selvatici italiani, e
e poi vi presenterò brevemente quelli che sono stati i principali risultati della mia tesi di dottorato. Per quanto riguarda il settore degli ungulati selvatici in Italia, bisogna prima di tutto dire che negli ultimi anni in Italia e in Europa si è registrato un incremento delle popolazioni di ungulati selvatici, che sono passati da essere da specie a rischio, che doveva essere tutelata ed in via di estinzione, a essere un problema incontrollato che ha impatti economici sul settore agricolo e delle foreste, causa danni agli ecosistemi anche in termini di biodiversità, causa un elevato numero di incidenti stradali e può portare alla diffusione di zoonosi da animali selvatici a quelli allevati. Quindi la domanda che ci siamo posti è stata quella se è possibile trasformare questo problema in una risorsa. Una soluzione che forse ci è sembrata percorribile era quello dello sviluppo di una filiera agroalimentare per la carne di ungulati selvatici cacciati. Questo perché la creazione di un mercato può portare ad un incentivo economico in grado di poter fare così gestire il sovrannumero di ungulati selvatici. La domanda però è possibile creare questo mercato? Siccome nello stato dell'arte non era stato ancora sviluppato nessuno studio di tipo economico inerente a quello sviluppo di questa filiera e considerato anche l'elevato potenziale dell'Italia per la produzione di alimenti di elevata qualità e valore aggiunto, l'obiettivo della tesi di dottorato è stato quello di portare un possibile contributo allo sviluppo della filiera che è attualmente inesistente della carne di selvaggina cacciata. La tesi si è strutturata come un'analisi di fattibilità, possiamo dire step by step, perché ci siamo focalizzati su tutti i passaggi della filiera, considerando tutti gli stakeholders che erano coinvolti. E nello specifico era articolata in tre studi. Il primo studio era focalizzato sul cacciatore, cioè sul produttore primario del prodotto carne di selvaggina, e era una specie di analisi SWOT che ha preso in considerazione tutte le opportunità, le minacce, i punti di forza e di debolezza legati allo sviluppo di questo mercato. Il secondo studio, invece, andava a valutare il valore economico reale del prodotto carne di selvaggina, sviluppando la filiera della catena del valore, mentre il terzo studio è stato focalizzato sul consumatore finale, e questo perché la filiera, per poter essere sostenibile dal punto di vista economico, ha bisogno di una domanda del prodotto finale. Passando a quelli che sono stati i principali risultati di questi tre studi, possiamo dire che per quanto riguarda il primo studio, le informazioni che sono state raccolte tramite interviste ai cacciatori hanno confermato da un lato che il settore venatorio italiano ha caratteristiche interessanti in termini di volume, cioè di quantitativi di prodotto disponibile. D'altro lato, però, la carne. Le interviste hanno evidenziato che la carne, gran parte del campione di carne cacciata, non possiede ancora gli standard igienici e di qualità che sono richiesti per il suo commercio. Per questo motivo è necessario che vengano creati degli incentivi per cambiare il modus operandi dei cacciatori. Questi incentivi possono essere magari mostrare a questi cacciatori i rischi che sono legati al loro comportamento in termini di food safety, ma anche mostrandogli gli incentivi economici che invece sarebbero legati alla creazione di un mercato della carne di selvaggina. Cioè, in questo modo, considerando soprattutto questo ultimo punto, abbiamo deciso di sviluppare il secondo studio, che ha avuto l'obiettivo di valutare la potenziale dinamica del valore della filiera carne di selvaggina. I risultati di questo studio hanno evidenziato che lo sviluppo di questa filiera potrebbe essere economicamente interessante per tutti gli attori coinvolti, quindi
quindi per cacciatori, trasformatori e anche ristoratori, ma anche per gli stessi territori, perché si vedrebbero gestito il problema della popolazione dei grandi ungulati senza costi per il pubblico. Il terzo studio, quindi, come vi dicevo prima, ha interessato invece l'ultimo stakeholder della filiera, che è il consumatore finale, che è fondamentale perché appunto garantisce la sostenibilità economica di tutta la filiera. E la ricerca ha mostrato che la conoscenza che ha il consumatore per la carne di selvaggina, per tutta questa tematica, è limitata. E questo può essere, costituisce un problema, perché spesso viene riportato in letteratura che la mancanza di questa conoscenza può agire come una barriera al consumo, perché i consumatori non consumano quello che non conoscono. E, per questo motivo i punti strategici di intervento potrebbero essere: incrementare la conoscenza del consumatore sia inerente alla carne di selvaggina, ma anche inerente all'attività venatoria, che spesso viene vista solo negativamente, ma come vi ho anticipato prima, può avere un ruolo nella gestione della fauna e può essere anche svolta in maniera etica e sostenibile. In conclusione, volevo evidenziare che questi tre studi hanno avuto un elevato impatto in termini pratici nel territorio caso studio, che era il distretto del Verbania Cusio-Ossola, in cui abbiamo svolto numerosi eventi e incontri, e che hanno portato alla creazione di un disciplinare di produzione e del primo marchio locale per la selvaggina italiana presente in Italia, che è questo marchio Filiera Ecoalimentare. Quindi, grazie per l'attenzione. Ringrazio anche la mia relatrice e correlatrice Anna Gaviglio, Vincenzina Caputo e il dottor Eugenio De Martini. Perfetto, grazie a te Maria Elena per questa esposizione. Forse che abbiamo, appunto, come dicevo, i tempi un pochino più larghi. Ti chiedo se da quando è partita appunto questa filiera che appunto avete messo in piedi, se avete già qualche risultato, prospettive future, cose di questo tipo qui, giusto per darci qualche idea un po' di come sta proseguendo il tuo lavoro di tesi, insomma. Io sto continuando a lavorare sulla tematica, ci stiamo focalizzando principalmente sul consumatore finale. E per quanto riguarda il territorio, in effetti questo marchio ha portato a benefici economici e all'instaurazione di questo mercato, perché i cacciatori hanno iniziato a capire dove sbagliavano, a seguire il disciplinare, a portare queste carni nei centri di controllo, e ci sono stati dei ristoratori che hanno aderito a questa filiera, proponendo nel loro menù la carne locale con dei piatti a più elevato valore aggiunto rispetto a prima, perché potendo essere certi della food safety del prodotto che arrivava, hanno potuto inserire magari dei piatti addirittura crudi, dei carpacci, delle tartare fatti con la carne di selvaggina locale, e quindi cioè, la cosa sta funzionando, si sta diffondendo nel distretto. La cosa interessante di questo progetto è soprattutto il fatto che è un disciplinare che può essere replicato in altri, cioè è un modus operandi che può essere esportato e replicato in altri territori italiani che magari presentano questo tipo di problematica, appunto per gestirla senza costi per il pubblico. Perfetto, grazie anche di questa aggiunta. Grazie a voi. Allora, eccoci qua. Bene, andiamo quindi avanti con la prossima tesi, cioè il prossimo relatore, che è Roberto D'Ambrosio, vincitore per la categoria agrometeorologia, gestione delle risorse idriche nell'ambito delle tesi di laurea magistrale. Quindi ti passo la parola. Grazie Gabriele, buongiorno a tutti. Buongiorno.
un attimo, adesso ti assegno anche. Ok. Perfetto, eccoci. Allora, bene, a te la parola. Grazie. Allora, il titolo della mia tesi di laurea è stato l'influenza del deficit idrico sul metabolismo degli antociani nella varietà sangiovese. E gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da fenomeni associati a quello che è il cambiamento climatico, e questi sono stati particolarmente evidenti tramite un costante aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. E questi fenomeni sono stati evidenziati anche nelle principali aree di coltivazione della vite, in particolare nei due grafici in alto vediamo le temperature medie durante la stagione vegetativa della vite a Bordeaux in California, quindi c'è un costante aumento delle temperature nell'ultima metà del secolo scorso. Questo è stato visto anche nella regione Emilia-Romagna, in cui c'è stato un aumento delle temperature di 1,5 gradi e una diminuzione delle precipitazioni di circa 2 mm annui. E ovviamente i parametri ambientali hanno una forte influenza su quello che è la maturazione della vite, in particolare anche sull'accumulo degli antociani. Infatti, diversi studi hanno evidenziato come una ridotta disponibilità idrica ha un effetto sull'aumento di quello che è l'accumulo degli antociani. Anche il livello termico agisce diminuendo, quindi alti livelli termici diminuendo quello che è l'accumulo degli antociani. La luminosità, inoltre, ha anche lei un effetto su questo metabolite secondario. E lo scopo della mia tesi di laurea è stato quello appunto di valutare come lo stress idrico condiziona la maturazione dell'acino. In particolare è stato valutato il metabolismo degli antociani, essendo uno dei parametri molto importanti ai fini della maturazione delle uve, e questo è stato fatto attraverso un approccio multidisciplinare, quindi integrando sia analisi tipo fisiologico, biochimico e molecolare. E per lo studio sono state utilizzate 8 piante coltivate in vaso, suddivise in 4 piante controllo e 4 piante stressate, quindi in cui è stata ridotta l'irrigazione del 50% rispetto all'evapotraspirazione potenziale. E le piante sono state coltivate in vaso al di sopra di lisimetri, in modo da poter valutare costantemente quello che era l'evapotraspirazione delle piante. E il periodo di stress idrico è interessato un periodo di 12 giorni, quindi dal 30 di luglio al 10 di agosto, subito dopo l'inizio dell'invaiatura. E in questo periodo, fino alla vendemmia, sono state condotte delle analisi sia di tipo fisiologico sulle piante, ma anche analisi per valutare la maturità tecnologica, e in particolare è stata valutata l'accumulo di antociani, oltre che l'espressione dei principali geni che intervengono nella via biosintetica di questo metabolite. E i risultati, per quanto riguarda i dati fisiologici, c'è stata una riduzione dell'evapotraspirazione, vediamo nel primo grafico in alto a sinistra, e per le piante stressate rappresentate dalla linea tratteggiata, nel periodo di trattamento, quindi nel riquadro rosso, c'è stata una diminuzione dell'evapotraspirazione di queste piante. Successivamente, nella fase di rewatering, quando quindi le condizioni di irrigazione sono state riportate a livelli identici tra le due tesi, c'è stato un recupero delle piante stressate. Questo viene confermato anche dal potenziale idrico dello stem, che vediamo nel grafico seguente, in cui le piante stressate hanno ridotto il potenziale idrico durante il periodo di trattamento, per poi riportare a livelli simili tra le due tesi. Per quanto riguarda invece il peso dell'acino, in fase di vendemmia non sono state evidenziate delle differenze sostanziali tra le due tesi, per cui uno stress idrico in questa fase del ciclo vegetativo e per un breve periodo di tempo non incide particolarmente su quella che è poi il peso del singolo acino. Per quanto riguarda invece la composizione delle uve, quindi solidi solubili, pH e acidità, in fase di vendemmia, anche qui le differenze tra le due tesi non sono state statisticamente significative. Interessante invece è stata la valutazione dell'accumulo degli antociani, e quindi per le piante stressate vediamo una dinamica di accumulo molto più rapido rispetto alle piante controllo durante la fase di trattamento. Successivamente, nella fase di rewatering, sono state le piante controllo a acquisire la capacità di sintetizzare molto più rapidamente rispetto alle piante stressate, per arrivare in fase di vendemmia con dei livelli di antociani molto simili tra le due tesi. E questo viene confermato anche dall'analisi dei principali geni che vengono coinvolti nella via biosintetica di questo metabolita,
ed è stata fatta un'analisi tramite una PCR real time del gene DFR e del gene LDOX. In particolare per DFR vediamo una maggiore espressione nelle piante stressate, quindi rappresentate dalla barra tratteggiata, durante il periodo di trattamento di stress idrico. Soprattutto per UFGT e il suo regolatore di trascrizione MIBA1 vediamo un'espressione genica che ben si correla con quello che è l'accumulo degli antociani, e quindi nel periodo di stress idrico c'è una maggiore espressione di questi due geni. Viceversa, nella fase successiva di rewatering sono le piante controllo, quindi rappresentate dalla barra nera, ad avere un'espressione maggiore di questi due geni, che poi si sono tradotte in un accumulo più rapido, ecco, più veloce delle piante controllo. E per cui lo stress idrico in una fase di post-invaiatura, di inizio invaiatura, per un periodo di tempo non molto lungo, non ha influenzato sui parametri della maturità tecnologica. Al contrario, invece, il metabolismo degli antociani è risultato particolarmente stimolato dalla riduzione del potenziale idrico. Per cui, ecco, futuri studi sono necessari per capire qual è la risposta della vita a livello fisiologico quando è sottoposta a stress di tipo idrico e di tipo termico, e che sono poi le condizioni che maggiormente si presentano, soprattutto in vista dei cambiamenti climatici, negli areali di coltivazione della vite, anche nel bacino del Mediterraneo. Grazie a tutti per l'attenzione. Perfetto, grazie. Grazie Roberto. Anche a te chiedo, se, così in aggiunta come battuta finale, se stai portando avanti questi studi, se ci sono sviluppi in questi termini. Successivamente alla tesi ho condotto un tirocinio a Bordeaux, e anche lì ci siamo occupati di stress idrico. E abbiamo insomma iniziato un progetto, purtroppo è durato soltanto per 3 mesi per le disponibilità dei fondi, e in cui anche lì volevamo valutare quella che era la dinamica di insomma le caratteristiche fisiologiche di diverse varietà di vite, di vitigni internazionali, in questo caso non sangiovese, e come rispondevano a uno stress idrico controllato, valutando quella che era la fotosintesi della pianta. Inoltre era stato attivato in quel periodo un progetto molto interessante in cui si voleva capire se c'era una certa comunicazione tra le piante attraverso dei composti volatili, tra piante stressate e piante invece irrigate, insomma, quindi delle piante testimone. E purtroppo non ho seguito l'intero progetto, appunto perché il mio periodo era molto breve di 3 mesi, quindi ho interrotto, e adesso sto collaborando ancora con l'università, però mi occupo di altro, di patologia vegetale, quindi diciamo che per il momento ho cambiato settore. Capisco, capisco. Quindi anche in questi termini ne abbiamo sentito parlare molto spesso ultimamente, come nel futuro la gestione dell'acqua sarà sempre più un fattore strategico, e anche in questo l'innovazione nelle tecnologie, negli studi, anche in questi termini qui, non solo a livello di quantità delle produzioni, ma anche in termini di qualità, di cui abbiamo parlato anche adesso, sarà sempre più un argomento strategico. Certo, certo. Perfetto, grazie. Grazie anche a te dell'esposizione, e in bocca al lupo per il proseguimento del tuo percorso. Passiamo la parola ad Alessandro Bigi, che invece si è aggiudicato il premio appunto nella categoria difesa delle colture, e anche questa appunto tesi di laurea magistrale. Quindi ecco Alessandro, ti passo anche a te la parola. Attimo. Eccoci qua, buongiorno a tutti, e appena ho la possibilità di condividere lo schermo. Arrivo, un attimo, ci siamo, perfetto. Eccoci qua. Perfetto, allora, ok, vediamo. Eccoci qua. Perfetto, a te la parola. Buongiorno. Vi parlo del mio lavoro, che ha consistito in un'attività di laboratorio che si è poi sviluppata in campo, in cui abbiamo collaborato, diciamo, con il Dipartimento di Patologia Vegetale dell'Università di Pisa, i miei relatori, il professor Vannacci, che ci sta guardando, e la dottoressa Sabrina Sarrocco, che ringrazio, e il mio correlatore, il professor Mazzoncini. E io vi parlerei subito del principale, diciamo,
protagonista della mia tesi, che è Trichoderma gamsi, l'isolato T6085, che diciamo questo lavoro rientra all'interno di una serie di lavori che sono stati condotti appunto da questo centro di ricerca dell'Università di Pisa. Questa rappresenta la prima prova in campo di questo fungo utilizzato per il biocontrol, appunto contro la fusariosi della spiga di grano. Fusariosi della spiga di grano, che è una malattia molto importante, cioè che diciamo fa grossi danni al grano in termini di riduzione del peso della granella e dimensioni, in termini di tasso di germinazione, di contenuto di proteine e un altro problema importante, l'accumulo di micotossine dovuto nella qualità, diciamo, nella farina del grano. Il ciclo di questa malattia ha, diciamo, due step molto importanti. Da prima i residui colturali dentro cui il fungo Fusarium sverna, e poi la spiga di grano, che invece rappresenta la fiorescenza della pianta, all'interno della quale la pianta si trova nelle condizioni, diciamo, di maggior vulnerabilità per l'infezione delle spore di questo fungo. E proprio queste due fasi sono state prese nel nostro lavoro come momenti cruciali della malattia e momenti di intervento all'interno del ciclo della malattia. Quindi siamo intervenuti trattando con Trichoderma gamsi al terreno, quindi ai residui colturali della coltura dell'anno precedente, e alla spiga, in un campo che è stato coltivato con Triticum durum, la cultivar T-Rex, un terreno che presentava una storia di fusariosi, quindi l'abbiamo seminato su sodo così per aumentare, diciamo, la probabilità di riscontrare nuovamente questa malattia con semina tardiva, quindi a dicembre. La prima abbiamo selezionato il, diciamo, substrato solido su cui far fermentare il fungo Trichoderma gamsi per poi poterlo distribuire nel campo sui residui colturali, identificando il miglio come il miglior candidato, poiché in base alla propria struttura consentiva una facile fermentazione del fungo e una facile distribuzione. Poiché si disgregava facilmente una volta che il fungo vi era fermentato sopra. Dopodiché siamo andati a assaggiare una serie di substrati possibili, andando a variare il contenuto di carboidrati, la fonte di carboidrati e il contenuto di zuccheri, per, diciamo, produrre il maggior numero di spore possibili di Trichoderma gamsi. Dopodiché, dovendo fare una prova in campo, abbiamo valutato se gli erbicidi che si sarebbero utilizzati durante la prova in campo per coltivare, diciamo, il grano potessero avere un effetto su Trichoderma gamsi. Dopodiché abbiamo assaggiato dei possibili adiuvanti come il sodio propionato e l'acido gallico e visto se questi composti potessero rappresentare un vantaggio in termini di competizione per Trichoderma gamsi nei confronti delle varie fusariosi, Fusarium graminearum, Culmorum e Lanzetzie. Dopodiché abbiamo sempre visto per un possibile sviluppo se la concia del seme con Trichoderma gamsi, il seme di grano, potesse in qualche modo inibire alcuni parametri della pianta, quindi la lunghezza delle radici, il peso fresco, il peso secco e il tasso di germinazione. Abbiamo sviluppato questa prova in campo andando a distribuire, a randomizzare queste quattro tesi, che sono la tesi controllo, la tesi di applicazione alla spiga, l'applicazione al terreno e entrambe le applicazioni su cinque blocchi, come vediamo, dalla A alla E. La distribuzione della granella è stata fatta a mano dai nostri tecnici del centro. Il video purtroppo sgrana un pochino. E come vediamo nella foto a sinistra, la granella di miglio presente nel campo rappresentava il nostro inoculo. Quindi, distribuita in questo modo, siamo andati poi a valutare, quanto, Trichoderma gamsi era presente prima e dopo il nostro trattamento. Abbiamo estratto il DNA dai residui colturali con il metodo CTAB e abbiamo quantificato il DNA di Trichoderma gamsi con una real-time PCR utilizzando dei primer specie specifici.
Abbiamo analizzato quindi prima del trattamento, il 2 di aprile, e a un mese di distanza. Come vediamo dal grafico, al tempo zero, diciamo prima del trattamento, era presente una popolazione naturale di Tricoderma gamsi, quindi non quella che abbiamo distribuito noi, popolazione che a un mese di distanza, come vediamo nel CK, nel controllo, non era presente. Era invece presente nelle tesi trattate, quindi a un mese di distanza Tricoderma gamsi risultava presente solo nelle tesi trattate, quindi questo ci ha dato un input, quindi che diciamo il nostro trattamento ha sicuramente aumentato la concentrazione di Tricoderma gamsi all'interno del campo. Dopodiché abbiamo fatto il trattamento alla sfiga, con una soluzione che abbiamo distribuito con la pompa a spalla, che ho distribuito io personalmente. Dopodiché abbiamo fatto dei rilievi di malattia prima del trattamento a 2 settimane di distanza, a 4 e a 5. Questo trattamento è stato valutato in termini di indice, cioè di diffusione della malattia, andando a contare quante spighe su quelle campionate presentavano sintomi di malattia, e in termini di severità, quindi di intensità di malattia, andando a vedere su ogni spiga quante spighette, erano infette. E abbiamo analizzato come abbiamo visto come a 4 settimane risultava esserci una differenza fra la tesi 2, che è l'applicazione alla spiga, rispetto alla tesi controllo. Differenza che una settimana più tardi, quindi a 5 settimane, risultava essere, diciamo, ammortizzata, poiché la fusariosi, diciamo, ha continuato nella propria infezione, e questa differenza dovuta al nostro trattamento, che era un trattamento molto, diciamo, è risultato essere non efficientissimo. Comunque, a 4 settimane ci ha dato una differenza. E questo cosa ci ha fatto capire? Quindi, per possibili futuri, che sicuramente per entrambi i trattamenti, il periodo, la dose, il numero di applicazioni può essere modificata di tantissimo, poiché abbiamo lavorato su scala di laboratorio utilizzando delle metodologie, delle attrezzature molto, diciamo, ridotte. Sicuramente l'industria ci potrà dare una mano da questo punto di vista, poiché, per esempio, per il trattamento alla sfiga, il tipo di formulazione, l'uso di apparati tecnici e la concentrazione di spore può essere implementato di tantissimo. E io direi qua, quindi grazie a tutti per l'attenzione. Viva il biocontrol! Grazie, grazie Alessandro. E tra l'altro, appunto, sono tematiche su cui anche l'input della politica europea comunitaria sta puntando, quindi quello di andare sempre di più verso delle strategie di sostenibilità e anche di utilizzo di, come in questo caso, di metodi di controllo di tipo naturale o comunque meno impattanti sull'ambiente, quindi questa è sicuramente una tematica che andrà a essere sviluppata ulteriormente. Anche a te chiedo come sta andando avanti, di cosa ti stai occupando in questo momento, se stai continuando la ricerca o se ti occupi di Allora, altro. io mi occupo di tutt'altro, però il centro, il laboratorio sta, diciamo, con i dati che abbiamo acquisito durante questa tesi, sta proseguendo per una pubblicazione futura e, diciamo, dai rilievi che abbiamo fatto di residui colturali, quindi di paglia e di spiga, si sta facendo un'analisi metagenomica, quindi per andare a vedere tutta la microflora, microfauna presente all'interno di questi campioni, quindi andare a vedere ancora più nello specifico cosa si trova prima e dopo questo piccolo trattamento che abbiamo fatto noi, che comunque ci ha dato dei risultati che sono molto confortanti. Perfetto, ti ringrazio. So che Prego. devi scappare per questioni lavorative, quindi ti salutiamo qui. Grazie di essere stato con noi. A Un piacere. E grazie ancora. presto. Arrivederci. Grazie. Allora, passiamo quindi a Jacopo Bianconi, che invece si è aggiudicato la categoria Economia Agraria, sempre tra le tesi di laurea magistrale. Ecco Jacopo, lo vediamo. Adesso ti assegno anche il ruolo di relatore, così puoi condividere la tua presentazione.
Perfetto, ok, ti vediamo. Quindi si a vede? te, esatto, a te la parola, quindi. Buongiorno a tutti. Io sono Jacopo Bianconi, appunto, e il mio lavoro di tesi ha riguardato il costo delle macchine agricole nell'agricoltura di precisione applicate ai seminativi. L'agricoltura di precisione è un insieme di tecnologie che consente di gestire le cause di variabilità spazio-temporale delle colture agrarie in modo da poter fare la cosa giusta al momento giusto e nel punto giusto. Le tecnologie che l'agricoltura di precisione offre ai seminativi, e in particolare quelli che sono stati analizzati nel mio lavoro di tesi, sono principalmente tre. La guida semiautomatica, che consente grazie al GPS di mantenere una traiettoria rettilinea senza azionamento del volante. La chiusura automatica delle sezioni, che permette di evitare le sovrapposizioni nelle capezzagne, sia come si vede nella figura B che nella figura C. In ultimo, la più importante forse, è la distribuzione aereata variabile degli input, che consente di regolare la quantità di input distribuiti in ogni punto del campo in base alle effettive necessità della coltura. Gli obiettivi della tesi sono stati quindi sia quello di definire una metodologia di stima dei costi d'uso delle macchine agricole e poi di determinare l'effetto che l'agricoltura di precisione ha sul costo d'uso, appunto. Per fare questo è stata dapprima condotta una ricerca bibliografica che ha consentito di definire lo stato dell'arte della ricerca nel campo e sono stati quindi individuati dei metodi di stima dei costi d'uso che hanno permesso di elaborare una metodologia che è stata poi utilizzata per analizzare dei dati provenienti da una sperimentazione in campo. Sono stati rilevati i vari costi, le varie componenti dei costi d'uso delle macchine su cui l'agricoltura di precisione ha influenza. In particolare, si è visto come nell'ammortamento si ha una tendenza all'aumento dovuta all'aumento dei valori dei capitali investiti. E una tendenza alla diminuzione per via della possibilità da parte delle macchine di operare su una maggiore superficie a causa dell'aumento di produttività. Le altre componenti di costo in cui si ha una forte influenza sono i costi di manutenzione e riparazione, che tendono all'aumento sempre per l'aumento del valore dei capitali fissi, e una tendenza alla diminuzione per la riduzione dei tempi di lavoro. Invece i costi per carburante, lubrificante e lavoro tendono a diminuire appunto a causa della diminuzione dei tempi di lavoro consentita. Per quanto riguarda i metodi di stima dei costi d'uso, si è distinto la stima dei costi per carburanti e lubrificanti, dove sono stati sviluppati sostanzialmente due metodi, uno quello misurato, quindi basato sulla misura al rifornimento del consumo di carburante, e due basati sulle formule. In particolare i due metodi si distinguono più che altro sui dati che vengono inseriti nelle formule. Quindi uno si basa su valori tabulari, uno sui valori rilevati durante l'operazione in campo. Per quanto riguarda i costi di manutenzione e riparazione, invece, si distinguono principalmente due metodi, che sono quello lineare, che ipotizza che i costi di manutenzione e riparazione rimangano costanti per tutta la durata utile della macchina, e i metodi a potenza, che invece assume che questi costi aumentino durante la vita utile per via della maggiore incidenza di rotture e guasti. Il metodo così identificato è stato utilizzato per validare dei dati provenienti dal progetto Academy Precision Farming and Economy, nato in collaborazione tra Kverneland e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia. La sperimentazione in questione si è tenuta tra ottobre 2017 e settembre 2018 in un'azienda di Visano, Brescia, alle Colombaie. La sperimentazione ha interessato una superficie di 32 ettari e si è configurata come una sperimentazione con tre fattori sperimentali e due repliche per ogni tesi. I fattori sperimentali in particolare sono stati la coltura, per cui si è valutato sia su mais che su frumento, il livello di agricoltura di precisione, con il livello 0 che non prevedeva nessun livello di agricoltura di precisione ed era quindi sostanzialmente un controllo, il livello 1 in cui è applicata la guida semiautomatica e la chiusura automatica delle sezioni, e il livello 2 in cui alle tecnologie già presenti nel livello 1 viene aggiunta la distribuzione a rate variabile degli input.
Infine, la tecnica di lavorazione, per cui si è valutato sia la lavorazione tradizionale, la lavorazione minima del terreno e lo strip tillage solo su mais, naturalmente. Quindi, dai dati rilevati, tramite i metodi di stima scelti, si è passato alla stima dei costi orari delle operazioni e quindi, tramite i tempi rilevati nella sperimentazione di campo, ai calcoli dei costi ad ettaro, facendo la media tra le repliche, si è giunti al costo d'uso totale per ettaro. In particolare per frumento si è visto che con il livello 1 di agricoltura di precisione si è avuto un leggero abbassamento dei costi d'uso delle macchine, mentre con il livello 2 si è avuto un aumento. D'altra parte i costi d'uso per la lavorazione minima sono molto inferiori a tutte le altre tese. Per quanto riguarda il mais, invece, si vede come per tutti i tipi di lavorazione del terreno, all'aumento del livello di agricoltura di precisione comporta un aumento dei costi d'uso delle macchine. Tuttavia, questi dati vanno valutati meglio alla luce di altre informazioni per quanto riguarda i ricavi della coltura e gli altri costi delle altre componenti. Quindi, tramite dei dati provenienti dalla stessa sperimentazione e già pubblicati in precedenza, sono stati integrati i dati sui costi d'uso per rilevare i dati sul reddito. Per quanto riguarda il frumento, in particolare, si vede come per tutti e due i livelli di agricoltura e precisione si ha un aumento del reddito, mentre per quanto riguarda il mais si ha sempre un aumento per il livello 2 di agricoltura e precisione, ma una diminuzione per quanto riguarda il livello 1. È stata condotta anche un'analisi di sensitività di questi risultati, in pratica rispetto al gasolio, al prezzo del gasolio e rispetto all'utilizzo delle macchine. In particolare si è visto che l'aumento del prezzo del gasolio comporta aumento delle differenze di costi e quindi un sostanziale vantaggio maggiorato per l'agricoltura di precisione. Per quanto riguarda l'utilizzo delle macchine, invece è stato ipotizzato un utilizzo anno dimezzato delle macchine e un non aumento delle superfici lavorate all'aumentare della capacità operativa. E si è visto che questo comporta una diminuzione dei vantaggi dell'agricoltura di precisione, ma non un annullamento. In conclusione, per quanto riguarda i metodi di calcolo, si può dire che per quanto riguarda carburanti e lubrificanti, il metodo misurato è semplice ed efficace, ma è passibile di errori nel momento della misura al distributore. Per quanto riguarda il metodo Sartori, risente di una parziale soggettività nella definizione dei parametri da scegliere nelle tabelle, mentre il metodo ASABE è più complesso, ma è anche più dettagliato ed oggettivo. Per quanto riguarda manutenzione e riparazione, la differenza sostanziale si ha tra metodi lineari e metodi per potenza, dal momento che il metodo lineare tende a fornire, valori costantemente più elevati. Per quanto riguarda i dati rilevati nella sperimentazione di campo, si può concludere quindi che il livello 1 di agricoltura e precisione genera rispetto allo 0 costi minori su frumento ma maggiori su mais, mentre il livello 2 ha sempre costi d'uso superiori, ma per quanto riguarda il reddito, nel livello 2 si ha sempre un aumento di reddito, mentre qualche dubbio si ha per il livello 1, soprattutto su mais. Dall'analisi di sensitività invece si è visto che questi risultati, questi vantaggi consentiti dall'agricoltura e precisione sono poco influenzabili dalle variabili considerate. E quindi questo dimostra che anche in aziende più piccole l'agricoltura di precisione può portare a dei forti vantaggi economici. Ringrazio tutti per l'attenzione e in particolare il mio professore Angelo Frascarelli e il correlatore Gabriele Chiodini. Grazie. Grazie, grazie a te, Jacopo. Molto, molto interessante anche appunto questa analisi. Sappiamo che uno dei, diciamo, delle barriere di ingresso per l'adozione di tecniche anche di agricoltura di precisione spesso è proprio un po' la riluttanza anche degli agricoltori, appunto perché, come ci hai dimostrato anche tu, ci sono effettivamente dei costi maggiori, anche semplicemente costi di investimento in tecnologie, però appunto quello che forse viene poco calcolato è invece il ritorno dell'investimento. Come tu appunto nel tuo lavoro di tesi ci hai dimostrato, un'applicazione
soprattutto di tecniche più avanzate di agricoltura di precisione, porta sempre dei vantaggi a livello anche di reddito. E voi avete analizzato in questo caso mais e, scusa, mi sono perso l'altra coltura, era, hai detto, frumento, scusa, mi ero già, scusa, non so se hai anche qualche idea, se hai un po' approfondito gli studi anche su altre colture, se ci sono colture in cui magari più specializzate, in cui i vantaggi sono maggiori, minori. Ma sì, più che altro io al momento mi sto occupando di nocciolo, della coltura del nocciolo e soprattutto nella fase di impianto su nocciolo allo stato attuale della tecnologia è fondamentale l'agricoltura di precisione. Diciamo che senza le operazioni sarebbero tutte molto più costose, più lente e più complicate in generale. Quindi sì, anche in altre culture, specialmente nelle arboree, si sta vedendo molto l'influenza della tecnologia. Perfetto, grazie, grazie mille anche di questo approfondimento. Allora, passiamo quindi a parlare ancora di più di agricoltura, cioè, soprattutto di innovazione di tipo meccanico, con Marco Torrente, che si è aggiudicato la tesi, il premio con la sua tesi, appunto, nella categoria Ingegneria Agraria e Meccatronica. Buongiorno Buongiorno a tutti. Marco, ti passo il ruolo di relatore, così puoi anche tu illustrarci il tuo Grazie. lavoro di tesi. Ok, perfetto, lo vediamo. Di anche te la parola. Bene. Buongiorno a tutti. Io vi parlerò del mio lavoro di tesi, ovvero la realizzazione di un prototipo di cable robot a scala di laboratorio per applicazione di monitoraggio e gestione colturale a elevata precisione. Innanzitutto iniziamo introducendo l'agricoltura di precisione in maniera molto breve, ovvero che cos'è? Un approccio di gestione dei processi agricoli basato su ottimizzazioni sito-specifiche, queste che vengono chiamate appunto management zone. Queste tecniche, tecnologie elettroniche e digitali confluiscono all'interno di tutto il processo produttivo dell'attività appunto agricola. Per arrivare a ipotizzare un ulteriore sviluppo dell'agricoltura di precisione, passando a ipotizzare appunto un'agricoltura di ultra precisione, bisogna passare da quelle che vengono definite management zone a il plant management, ovvero arrivare a carpire le informazioni e agire sulla singola pianta. Per arrivare a questo livello di precisione sono necessarie l'utilizzo di tecnologie robotiche di attuazione a una precisione in grado di mantenere questo livello. E tra le diverse tecniche di attuazione è parso interessante l'utilizzo dei cable robot, ovvero sono appunto dei robot azionati con cavi flessibili e capaci di muoversi all'interno di un volume di lavoro utile. Perché abbiamo scelto i cable robot? Perché appunto hanno un volume di lavoro elevato e quindi hanno una capacità, appunto, una scala di lavoro che può essere utilizzata anche in campo agricolo. Non sono molto complesse, hanno un ridotto costo e consentono di garantire una risoluzione spaziale e temporale molto elevata. L'obiettivo della tesi è realizzare appunto un cable robot utilizzando per lo più materiale low cost e open source per svolgere degli esperimenti di monitoraggio e intervento a scala di laboratorio. I punti fondamentali del prototipo che abbiamo realizzato, che qui vediamo appunto una visione d'insieme, sono i seguenti. Allora, per quanto riguarda l'architettura generale e il funzionamento, viene proposto uno schema di massima del prototipo con le quote e l'orientamento degli assi,
per capire come funziona, per ottenere lo spostamento dell'end effector indicato in rosso in questo momento, bisogna variare opportunamente la misura, la lunghezza appunto dei cavi, ottenendo così lo spostamento dell'end effector. Questo è possibile solo con un controllo in real time della cinematica. Questo controllo viene fatto con il prototipo utilizzando l'ambiente MATLAB, e quindi la cinematica viene calcolata in real time e inviata, diciamo, come sotto forma di messaggio lungo una rete che collega tutti i componenti che costituiscono il robot. Questa rete è basata sul protocollo CAN bus, che è uno standard utilizzato ampiamente nelle macchine agricole e non solo, per le sue caratteristiche di stabilità, modularità, versatilità e per la sua adeguata velocità di trasmissione dei dati, che ben si presta all'utilizzo in applicazioni real time. Il CAN bus, appunto, che abbiamo appena introdotto, serve a creare questa rete che collega i vari nodi che costituiscono la rete, e ci sono due tipi di nodi: i nodi locali, ovvero ogni cavo, ogni motore costituisce un nodo locale. L'insieme di tutti i nodi locali e del nodo master costituisce la rete generale. In questo caso vediamo un particolare del nodo locale, dove possiamo vedere i componenti che lo costituiscono. In questo caso abbiamo un motore, poi un microcontrollore, ecco, con l'interfaccia CAN bus, e un encoder, ovvero un traduttore rotazionale in grado di fornire una risoluzione di 1,35 mm. E appunto il motore, attraverso il rocchetto, gestirà un singolo cavo. Dunque abbiamo quattro nodi locali. Oltre a questi quattro nodi locali abbiamo un nodo master, ovvero che è il device che consente all'utente di inserire gli input manuali e fa da interfaccia tra l'ambiente CAN bus della macchina e l'ambiente MATLAB che è sviluppato all'interno del PC. Questo prototipo è stato poi utilizzato per realizzare delle prove sperimentali di utilizzo e di validazione. Le prove sperimentali si dividono in prima parte: è stata fatta una scansione dello spazio di lavoro, ovvero con l'end effector dotato di sensori a ultrasuoni è stato creato una scansione delle piante che erano all'interno dello spazio di lavoro, in questo modo compiendo una traiettoria in grado di passare al di sopra di tutti gli elementi presenti. Questa mappa ricreata è servita a, in primis, determinare e stimare la posizione delle piante. In questo caso vediamo una point cloud in cui vengono evidenziati i centroidi dei singoli elementi, che sono la stima della posizione delle piante. Inoltre, con la point cloud completa, è stato fatto una mappa delle posizioni potenzialmente raggiungibili dall'end effector, ovvero quelle che non erano occupate dalle piante o da eventuali elementi presenti all'interno. E successivamente la prima mappa, che è delle posizioni potenzialmente raggiungibili, è stata poi corretta con le posizioni effettivamente raggiungibili, ovvero che tiene conto anche del problema dell'ingombro dei cavi, che non devono andare in collisione con gli elementi all'interno dello spazio di lavoro. E infine viene determinata la traiettoria ideale per compiere la missione dell'intervento. L'intervento che viene identificato come appunto un intervento di fertirrigazione a dosaggio variabile,
dove l'end effector deputato a questo utilizzo, compiendo la traiettoria, eroga una quantità ben precisa per ogni singola pianta personalizzata. E infine, il prototipo, appunto, sono state svolte degli esperimenti per valutarne la precisione, e quindi sono state fatte, appunto, delle prove di validazione. E per quanto riguarda l'accuratezza del rilievo, quindi le scansioni effettuabili con il sensore a ultrasuoni, sono stati registrati un errore medio di 2,5 cm, ovvero sono stati messi dei vasi all'interno dello spazio di lavoro, è stata effettuata una scansione e successivamente si andava a valutare quant'era l'errore tra la posizione effettivamente occupata dal vaso e quella che veniva stimata, che appunto è intorno ai 2,5 cm. E infine, sempre come risultati, per quanto riguarda l'intervento, è stata testata l'accuratezza di posizionamento, che sono stati effettuati dei posizionamenti della macchina, ed è stata misurata la distanza tra la posizione voluta e la posizione a cui effettivamente si fermava la macchina, e intorno, diciamo che nel 70% dei casi questo errore era inferiore al centimetro. Quindi, per concludere, diciamo che l'accuratezza di posizionamento che è stata osservata è potenzialmente in linea con tutti gli obiettivi e le necessità del metodo, appunto, di ultra precisione. E il rilievo con gli ultrasuoni, diciamo che può essere sicuramente migliorato aumentando la qualità dei sensori, e mentre invece, appunto, il CAN-BUS si è rivelato performante e in grado di gestire tranquillamente la cinematica real time di una macchina del genere. E comunque l'hardware e il software, essendo open source e comunque low cost, si è rivelato comunque diciamo all'altezza, e comunque ha notevoli potenzialità di ottimizzazioni e sviluppi futuri. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Marco dell'esposizione. Molto, molto interessante come nuovo sviluppo, diciamo, appunto, delle tecnologie. Si parla molto anche in questo periodo anche di droni, diciamo che è una, ovviamente, una tecnologia diversa. E appunto, a livello di sviluppi, anche di applicazioni delle tecnologie, si sta lavorando, ci sono alcune prove oltre la scala di laboratorio, di prototipo, che tu, insomma, non so cosa, anche se stai proseguendo lo studio. Sì, noi adesso, allora, dopo la tesi di laurea, lo sviluppo è andato avanti, soprattutto per quanto riguarda la parte dell'end effector, dell'ottimizzazione dell'end effector. E poi, vabbè, ci sono stati, appunto, dei problemi, essendo che c'è stato il Covid, certo. La macchina, essendo in università, è stato un po' un problema lavorarci direttamente sopra, però abbiamo fatto anche altri lavori, perché io collaboro con il professor Roberti, che ringrazio, per la tesi e appunto per le collaborazioni che stiamo facendo. Sono assegnista in questo momento per l'Università degli Studi di Milano. Ho capito, quindi immagino che, diciamo, la prima applicazione che mi viene in mente è quella di un ambiente di serra, comunque, per, certo. Per un robot del genere, però chissà, magari in futuro si arriverà anche addirittura in campo, questo, vediamo se chissà la tecnologia come si evolverà. Sono d'accordo più, esatto, sulla serra, comunque su un ambiente protetto, comunque. Esatto, sì. Perfetto, grazie ancora per l'esposizione. E passiamo ora, appunto, abbiamo parlato tanto di tecnologie, intese come anche software e cose pratiche, diciamo, cose tangibili, nuove tecnologie spesso legate all'informatica. Andiamo invece a parlare anche di tecnologie che porta all'innovazione in un ambito leggermente diverso, ma comunque fondamentale, che è quello dell'innovazione varietale e genomica. Appunto, passiamo quindi la parola a Arianna Frittelli, che si è appunto giudicata il premio in questa categoria con la sua tesi di laurea magistrale.
Benvenuta, ti passo la parola, eccoci qua, così puoi anche tu mostrarci il tuo schermo, vediamo se tutto funziona, perfetto, okay, ti vediamo, quindi a te la parola. Allora, buongiorno a tutti. Il mio elaborato di tesi ha riguardato lo sviluppo di una strategia di ingegneria metabolica dei carotenoidi in frumento duro al fine di biofortificare in beta-carotene mediante la tecnologia CRISPR-Cas9. Il frumento rappresenta la terza specie cerealicola più coltivata al mondo insieme al mais e al riso. La sua adattabilità alla coltivazione, il buon profilo nutrizionale e la versatilità di trasformazione rappresentano le ragioni principali del suo successo. Nonostante questo, rimane carente di micronutrienti quali ferro, zinco e vitamina A. Nello specifico, la vitamina A, o retinolo, è una vitamina liposolubile presente in natura in diverse forme. Negli alimenti di origine vegetale troviamo i carotenoidi come precursori. Essa non può essere sintetizzata ex novo dall'organismo e quindi deve essere assunta tramite la dieta. E l'insufficiente assunzione provoca quella che è definita vitamin A deficiency o carenza di vitamina A. Questa malattia colpisce principalmente bambini e donne in gravidanza e provoca danni all'organismo, quali danni alla vista, difficoltà di crescita e sviluppo, sensibilità verso infezioni e malformazioni fetali. Ad oggi sono state sviluppate diverse strategie al fine di risolvere il problema, ma sicuramente la più valida rimane la biofortificazione. Per questo motivo, quindi, l'obiettivo del lavoro era quello di biofortificare le cariossidi mature di frumento duro in beta-carotene e abbiamo deciso di andare a silenziare tre geni. Due direttamente coinvolti nella via biosintetica dei carotenoidi, l'altro, quello delle lipossigenasi, coinvolto invece nella degradazione ossidativa dei carotenoidi nelle fasi post-raccolta. Per fare questo abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia CRISPR-Cas9, una tecnologia di genome editing che permette di modificare il genoma di un organismo in maniera mirata, introducendo delle rotture sul DNA che a loro volta attivano dei sistemi di riparazione endogeni in grado di apportare modifiche permanenti alla sequenza nucleotidica. Questo sistema naturale proveniente dall'immunità adattativa batterica è stato ottimizzato in laboratorio, ingegnerizzato e prevede l'utilizzo di un'endonucleasi, la Cas9, programmabile attraverso brevi RNA sintetici definiti guide RNA. La prima cosa quindi che abbiamo fatto è tramite l'analisi in silico andare a progettare i guide RNA. Nello specifico abbiamo deciso di progettare due guide RNA per ciascuno dei geni target al fine di generare delle delezioni che fossero visibili anche su gel da carbosio. Le guide sono state disegnate tramite la piattaforma bioinformatica DeskGen, mentre il ripiegamento, che è fondamentale per fare in modo che il sistema funzioni, è stato predetto tramite il programma RNA Fold Web Server. A questo punto sono stati assemblati i costrutti, nel nostro caso due. Uno contenente la Cas9, ottimizzata per l'utilizzo in frumento, l'altro invece che doveva contenere la cassetta di espressione dei guide RNA. Al fine di assemblare questo costrutto, questo secondo costrutto, abbiamo deciso di utilizzare una strategia multiplex. Questa permette di produrre simultaneamente più guide RNA e di conseguenza cioè andare a bersagliare contemporaneamente i nostri geni. Prevede
l'utilizzo di un unico gene sintetico definito PTG che praticamente sfrutta il sistema di processamento endogeno dell'RNA transfer e quindi nel momento in cui il gene viene trascritto vengono rilasciati gli RNA transfer e le guide pronte per veicolare la Cas9 verso il sito bersaglio. Una volta assemblati i costrutti abbiamo proceduto con la trasformazione genetica, nello specifico abbiamo trasformato tramite metodo biolistico embrioni isolati da cariossidi immature di frumento duro cultivar svevo e abbiamo deciso di non utilizzare il marcatore di selezione per innanzitutto rigenerare le piante in meno tempo e poi avere la possibilità di ottenere delle piante T0 che fossero GM free, dal momento che è possibile che avvengano eventi di editing anche senza integrazione del costrutto. Delle piante rigenerate abbiamo estratto quindi il DNA e analizzato tramite PCR al fine di vedere se ci fossero stati degli eventi di editing che avevano portato grandi deleziioni nei geni bersagliati. Qui vi riporto uno dei campioni mutanti che abbiamo identificato. Questo campione identificato tramite PCR è stato poi sequenziato e tramite sequenziamento abbiamo visto che effettivamente la deleziione è di 48 paia di basi, la regione proprio compresa tra le due guide. Quindi questa prima analisi sulla T0 e nello specifico sui diversi geni ci ha permesso di dimostrare che i guide RNA disegnati sono stati efficienti. Abbiamo anche analizzato le T0 andando a vedere se erano presenti costrutti e quindi abbiamo confermato l'avvenuta trasformazione genetica. Il passo successivo sarà quello di portare avanti queste linee selezionate, innanzitutto per vedere se i costrutti vengono trasmessi alle generazioni successive, ma anche e soprattutto per vedere se ci sono delle mutazioni più piccole che non sono state visibili sul gel da carosio. Mentre questo lavoro sta andando avanti con una tecnologia simile, quindi con il sistema multiplex, siamo andati a bersagliare due geni appartenenti alla famiglia delle alfa amilasi trypsin inhibitor che sembrano essere sono coinvolti nel provocare allergie da frumento, come ad esempio l'asma del panificatore. Grazie per l'attenzione, ringrazio il mio relatore, il professor Francesco Sestili, e il mio correlatore, il dottor Francesco Camerlengo. Grazie, grazie Arianna per l'esposizione. Estremamente interessanti anche queste tecnologie appunto per migliorare anche la qualità delle produzioni e in particolare questo lavoro soprattutto come un po' hai accennato tu anche il caso in cui larghe fasce della popolazione si basano la loro dieta esclusivamente su alcune appunto tipologie di prodotti, in questo caso appunto si riuscirebbe a integrare alcuni elementi nutritivi fondamentali che con la dieta normalmente non riescono a essere introdotti, quindi anche a livello di impatto sociale, anche questo lavoro è sicuramente molto, molto interessante. Tu stai continuando questo lavoro, si sta proseguendo? Il lavoro sta proseguendo, siamo T1, stiamo cercando di analizzare tutti e tre i geni per appunto cercare mutazioni diverse dalle deleziioni, perché è possibile che le guide abbiano funzionato ma non entrambe nello stesso momento e quindi abbiano causato delle modifiche diverse. E quindi andiamo avanti su questa strada. Esatto, anche su questo sappiamo che anche il dibattito anche a livello di normativa europea è ancora aperto, ci sono alcune difficoltà anche in questi termini qua, vediamo come evolve il futuro. Speriamo,
Esatto, speriamo che vengano anche riconosciute la validità anche di questi metodi e non vengano appunto omologati a tecnologie più vecchie, ecco, sicuramente. Bene, ti ringraziamo. Allora, passiamo alla prossima relatrice che è Aurora Audino, che appunto si è aggiudicata il premio nella categoria Sostenibilità degli agroecosistemi. Buongiorno Aurora, allora Buongiorno. ti passo il testimone. Eccoci qua. Ok, vediamo se riusciamo a vedere il tuo schermo. Perfetto, vediamo. Quindi a te la parola. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito a questo evento e complimenti a tutti gli altri vincitori. Ho ascoltato delle tesi molto interessanti. La mia tesi di laurea magistrale al Politecnico di Torino fa parte di un progetto chiamato Nanograss, che è stato svolto in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università di Torino, che si poneva l'obiettivo di sviluppare una nanoformulazione che avesse erbicida, che avesse un ridotto impatto sull'ambiente. Inizierò a raccontarvi un po' del contesto, introdurvi il contesto e i pesticidi all'interno del quale rientrano gli erbicidi, per poi raccontarvi dello svolgimento della tesi e per poi passare alle conclusioni. Attualmente stiamo affrontando diverse sfide, la popolazione è di 7,8 miliardi e aumenterà costantemente. Un aumento della popolazione vuol dire anche un aumento della domanda di cibo e un aumento della domanda di cibo dovrà anche coesistere con tutta una serie di obiettivi che sono stati prefissati dalle Nazioni Unite nel 2015. Tra questi obiettivi abbiamo la garanzia di una produzione sostenibile, la garanzia di ottenere la sicurezza alimentare e di ridurre il più possibile l'impatto che le sostanze chimiche hanno sull'ambiente e sulla salute umana. Per garantire una produzione di cibo quindi maggiore, secondo alcuni un uso efficiente dei pesticidi è la soluzione per non andare a sottrarre altro terreno alla biodiversità. I pesticidi però presentano delle problematiche, infatti negli anni ci sono state delle restrizioni sulle sostanze utilizzate. Alcune sono state eliminate dal mercato, altre sostanze sono state classificate in base alla loro tossicità. Inoltre ci sono degli studi che mostrano che fino al 90% del pesticida si disperde in ambiente e viene perso durante l'applicazione. Negli ultimi anni sono stati svolti degli studi sui nanopesticidi. I nanopesticidi sono delle sostanze in cui vengono associate delle nanoparticelle con il pesticida. Si pensa che sia una soluzione migliore in quanto per gli studi che sono stati fatti si è dimostrato che consentono di ridurre la quantità di ingrediente attivo utilizzato, di migliorare l'applicazione, quindi di consentire una minore dispersione e un minor rischio quindi di andare ad inquinare tutte le matrici ambientali, quindi l'aria, l'acqua e il sottosuolo. Quindi, come citavo prima, Nanograss si è posto l'obiettivo di sviluppare un nanoerbicida che potesse ridurre l'impatto di un erbicida sull'ambiente. Gli obiettivi di questa tesi di per sé sono stati quelli di studiare come la nanoformulazione su cui tra l'altro è stato depositato un brevetto si disperde nell'ambiente, in particolare nel sottosuolo,
e quindi di costruire un modello preliminare attraverso l'utilizzo di software che simulasse una scala di campo per poter, da poter essere poi utilizzato per future valutazioni di rischio. La metodologia, quindi, precedentemente sono state svolte delle prove in laboratorio in diverse condizioni, confrontando il comportamento di un erbicida convenzionale con quello sviluppato al Politecnico, su cui è stato depositato il brevetto, quindi della questo nanoerbicida. Durante la tesi sono state quindi interpretate le prove di laboratorio, sono stati ricavati i parametri che descrivono il trasporto della nanoformulazione e della formulazione convenzionale nel sottosuolo, e da questi parametri sono poi stati costruiti degli scenari tridimensionali, appunto a scala di campo, in condizioni diverse. Lo scenario più interessante è stato quello in cui è stata simulata la presenza di un acquifero a un metro di profondità dal suolo. Questa slide l'ho inserita per farvi vedere, diciamo, le equazioni che descrivono il trasporto delle formulazioni e i software utilizzati, Hydrus 1D e 3D e MNEMS. Come dicevo prima, è stata svolta una simulazione a scala di campo in cui a un metro di profondità dal sottosuolo è stata pensata la presenza di un acquifero. Le condizioni confrontate sono state quelle di un'applicazione in un campo della formulazione in condizioni normali, quella con un susseguirsi di 6 ore di pioggia subito dopo l'applicazione e l'applicazione più l'irrigazione successiva. Questa slide mostra i risultati delle prove di laboratorio da cui poi sono stati estratti i parametri per le simulazioni tridimensionali. Quindi il risultato un po' più rappresentativo e interessante è quello in cui si simula quindi l'applicazione dell'erbicida e un evento piovoso della durata di 6 ore. Possiamo vedere che diciamo con l'erbicida convenzionale potete vedere l'aumentare del tempo sulla freccia. Vediamo che l'erbicida convenzionale dopo 6 ore raggiunge l'acquifero e inizia a muoversi quindi con la velocità dell'acquifero ad essere trasportato da esso. Possiamo vedere in giallo. Mentre per paragonare il comportamento con un nanoerbicida, vediamo che invece quando si viene applicato la nanoformulazione e successivamente si verifica un evento piovoso di 6 ore, abbiamo che la nanoformulazione nel tempo addirittura non raggiunge mai l'acquifero, quindi rimane negli strati più superficiali del suolo. Quindi le conclusioni sono state che la nanoformulazione ha confermato una ridotta dispersione nell'ambiente. Abbiamo visto che la nanoformulazione non ha mai raggiunto l'acquifero. Inoltre i modelli utilizzati, questi modelli tridimensionali, potrebbero essere utilizzati in futuro per svolgere delle valutazioni del rischio che siano ad hoc per i nanopesticidi, quindi che in cui vengano considerati non i nanopesticidi e non i pesticidi convenzionali. E per collegarmi alla domanda iniziale, pongo questa domanda, ovvero potrebbe essere la soluzione per garantire la domanda di cibo e tutelare l'ambiente? Tutelare l'ambiente, la mia risposta è probabilmente sì, si disperde molto meno in ambiente, però sicuramente abbiamo bisogno di ulteriori ricerche sia in situ e in laboratorio per diciamo rispondere poi a tutte e due le domande. E niente, grazie per l'attenzione, questa è la mia mail in caso aveste dubbi, domande o curiosità. Grazie Aurora dell'esposizione. Sicuramente
sarà interessante approfondire le ricerche in questi ambiti, appunto come abbiamo parlato anche prima insieme ad Alessandro per quanto riguarda la difesa delle colture, è una strada in cui si sta andando, quello di cercare comunque di ridurre l'impatto ambientale della coltivazione dell'agricoltura, basta guardare anche la normativa europea, il piano di azione nazionale per l'utilizzo sostenibile di agrofarmaci, insomma si va già in quella direzione lì. Quindi questa potrebbe essere una nuova tecnologia che aiuta ulteriormente a sviluppare questa che è un'agricoltura di precisione a una scala non tanto di tecnologia, appunto, come si è detto prima, di macchinari, ma appunto di formulati, di formulazione. Sicuramente, non so se sono già state programmate test, appunto, prove di campo con questi formulati, se si stanno già sviluppando. Sono in programma, al momento appunto c'è questa collaborazione con la facoltà di agraria, sono state al momento finora svolte delle prove in laboratorio, quindi utilizzando dei vasi e quindi utilizzando terreno e delle piantine, sicuramente sarà necessario fare anche delle prove in campo, sono in previsione comunque. Certo. Sì. Perfetto, grazie. Perfetto. Allora, l'ultima relatrice in realtà appunto mi ha comunicato poco fa che non riuscirà a collegarsi, che sarebbe stata appunto la tesi della categoria zootecnia, quindi purtroppo non riuscirà a essere con noi e quindi abbiamo terminato diciamo le esposizioni delle tesi dei vincitori di quest'anno. E io ricordo appunto a chi... anche a chi ci sta seguendo, abbiamo già consegnato, abbiamo spedito via posta, visto questa nuova forma della premiazione dell'Agri Innovation Award, abbiamo già inviato via posta l'attestato, che è questo, così lo potete vedere tutti quanti come è fatto, diciamo, è già arrivato a casa dei premiati, dei relatori che abbiamo ascoltato oggi. Quindi l'appuntamento, come ci siamo detti all'inizio, è per la quarta edizione dell'Agri Innovation Award, appunto, che sta continuando nelle stesse modalità che aveva quest'anno. Quindi ci saranno due premi per le tesi di dottorato, sempre per l'agricoltura di precisione e la valorizzazione delle produzioni made in Italy, e 8 tesi di laurea magistrale nelle categorie che abbiamo anche ascoltato oggi. Detto questo, appunto, non abbiamo più molto altro da dire. Io vi ricordo, magari anche a chi ci sta seguendo, che anche per quanto riguarda chi non ha potuto esporre il proprio lavoro, è possibile trovare gli articoli che comunque abbiamo già pubblicato su Agronotizie relativi ai lavori di tesi dei ragazzi. Si trovano per esempio sul sito che abbiamo dedicato al nostro progetto con le scuole relativo ai vincitori appunto della terza edizione. Trovate sotto il nome di ogni vincitore un rimando all'articolo su Agronotizie, e anche sul sito stesso di Agronotizie, nella pagina dedicata alle tesi dell'Agro Innovation Award 2019, trovate tutte gli articoli che hanno appunto elaborato i ragazzi che abbiamo sentito oggi, e qui potete eventualmente andare anche a approfondire l'esposizione. Per alcuni è anche disponibile la tesi integrale, se qualcuno vuole ulteriormente approfondire le tematiche che abbiamo ascoltato. E vi ricordo anche che, questo lo dico anche ai vincitori, perché non abbiamo avuto modo ancora di dirvelo, anche sul portale dell'Accademia dei Giorgofili, l'Accademia Risponde, appunto verrà chiesto di contribuire con un piccolo abstract per andare a pubblicare appunto questi abstract sul sito dell'Accademia Risponde. Quindi dopo in separata sede vi manderò anche i dettagli su come inviare i vostri contenuti per questo portale, che è nato da pochi anni, in realtà è nato da qualche anno dell'Accademia dei Giorgofili, sempre per andare incontro a una tematica appunto di divulgazione delle ricerche, di quelli che sono gli sviluppi anche dell'agricoltura e le ricerche in ambito agricolo
verso un pubblico sempre più ampio, perché appunto noi quello che vorremmo cercare di fare, anche quello che è l'oggetto un po' dell'accordo, del protocollo d'intesa con i Georgofili, è quello appunto di avvicinare il mondo della ricerca con il mondo della pratica agronomica, è un po' quello che stiamo cercando di fare anche con questo premio, con gli eventi di oggi, con la pubblicazione degli articoli, in modo che appunto si possa portare l'innovazione in agricoltura direttamente anche nei campi e di conseguenza anche sulle tavole di tutti noi che ci cibiamo di agricoltura tutti i giorni. Detto questo, non so, chiedo se il professor Peccarolo ha piacere di fare un saluto conclusivo, altrimenti chiudiamo qui con un po' di anticipo. Direi di sì, sì. Prego, allora sì. Innanzitutto, mi sentite? Sì, 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 sentiamo. Innanzitutto mi permetto di complimentarmi con i relatori, perché oltre ad aver fatto delle tesi molto interessanti, hanno fatto un'esposizione che ci ha fatto capire bene di che cosa si sono occupati e dei risultati che sono stati ottenuti. Sono tesi di alto livello, come è stato sottolineato. Come meccanico agrario mi fa piacere che alcune tesi proprio siano specifiche sull'agricoltura di precisione con l'impiego delle macchine, e vorrei proprio sottolineare a proposito della tesi sul costo delle macchine che è bene non fermarci ai costi delle operazioni, questo vale per le macchine ma vale per qualsiasi altra operazione, ma quello che conta è andare a vedere poi il reddito aziendale. E questa tesi ha chiaramente dimostrato che anche a fronte di costi leggermente più alti, poi il reddito aziendale, che è quello che conta, risulta positivo. Certo che l'agricoltura di precisione può contribuire molto, insomma io ho seguito il trattamento con Tricoderma, il ragazzo è stato bravissimo a distribuire con un'irrogatrice spalleggiata il prodotto, ma è chiaro che ci sono dei sistemi in cui sia la dose e sia la tempistica in cui fare il trattamento possono portare a quei risultati a cui appunto la ricerca mirava. Voglio invitare, oltre a fare i complimenti, i redattori a seguire l'attività dell'Accademia, lei mi ha già accennato, e in particolare anche a iscriversi alla newsletter Georgofili Info. Questa è una pubblicazione che l'Accademia fa, esce ogni mercoledì, in cui si può leggere quello che viene pubblicato su questa newsletter, ma siccome loro sono molto bravi possono anche mandare dei contributi che l'Accademia provvederà a pubblicare. E poi appunto seguire i canali della comunicazione dell'Accademia. Come lei accennava, il compito vostro è anche quello di far conoscere i risultati della ricerca, e questo è il compito primo dell'Accademia dei Georgofili come cerniera tra le attività sperimentali e il mondo operativo. La nostra funzione, una delle nostre funzioni, è appunto quello di diffondere l'innovazione e le conoscenze scientifiche. Ha già accennato che l'anno prossimo ci sarà una quarta edizione, questo naturalmente ci fa molto piacere, e ancora complimenti a tutti i relatori. Grazie, grazie, grazie mille. Io sottolineo anche che nel blog dei Georgofili per i giovani contribuiscono alcuni dei ragazzi, dei vincitori delle scorse edizioni di questo premio, quindi siamo molto contenti anche che questo sia stato occasione di mettere in contatto dei giovani con l'Accademia, che possono appunto contribuire ancora anche a questi contenuti di grande interesse. Bene, detto questo, non ci rimane che appunto con un po' di anticipo sulla tabella di marcia, ma credo che non dispiaccia a nessuno, ecco, ringraziamo molto il professor Piccarolo, l'Accademia di Georgofili, per questa bella collaborazione che va avanti, anche da parte di Ivano,
che purtroppo non ha potuto partecipare, ma ci tiene moltissimo anche a questa collaborazione continua, a questa iniziativa continui. Ringrazio tutti i relatori e un grosso in bocca al lupo per il proseguimento delle loro attività, le loro carriere, che siano in ambito di ricerca in università oppure nel mondo del lavoro, e anche un grazie a chi si è collegato e ha seguito con interesse questo sicuramente interessante convegno, con dei contenuti molto di valore sicuramente. Quindi ancora grazie a tutti e l'appuntamento appunto è all'anno prossimo con la premiazione della quarta edizione del premio Agri Innovation Award. Ancora grazie a tutti, arrivederci.